Allora, scusa, prima sarà interrotta la registrazione. Comunque, il commento di Ro, cioè lo divido in due parti, quindi. Il commento di Ro sarebbe che, allora, può variare da meno 1 a 1. E se è meno 1 o 1, c'è un perfetto legame. O se comunque ci si avvicina, c'è un quasi perfetto legame. Se si avvicina allo 0, o è 0 o è quasi 0, magari 0,2 o meno 0,2, c'è indipendenza o c'è una relazione non lineare, perché noi queste relazioni, cioè noi immaginiamo che c'è un grafico così con tutti i nostri casi e noi con questo rho consideriamo se andiamo a disegnare una retta, se più o meno ci ritroviamo, seguiamo l'andamento dei casi. Se invece non è zero, o c'è indipendenza o significa che la reazione non è lineare, cioè che l'andamento non è una retta, ma che probabilmente è una curva, un qualcosa di strano che noi non abbiamo fatto, quindi quelli non lineari noi non li abbiamo fatti. E quindi o c'è indipendenza o relazione non lineare. Tra 1 o meno 1, cioè se è 1 o meno 1, o c'è vicino, c'è una relazione, c'è un perfetto legame, è sicuramente lineare, o è quasi lineare, cioè è sicuramente lineare, però se 1 o meno 1 è perfetto, se ci si avvicina non è proprio perfetto, infatti scriverai è quasi un perfetto legame, e se è positivo, qua ho scritto più 1, però per intendere se è positivo o se è negativo, se è positivo i caratteri sono concordi. E quindi all'aumentare di x aumenta pure y, perché se tu hai x aumenti, come vedi aumenta pure y. Invece i caratteri discordi, all'aumentare di x y diminuisce, quindi all'aumentare di x più aumenti più x diminuisce, più y diminuisce, perché la y va verso giù. Quindi sarebbe un andamento così. Quindi questo è concordi, andamento così. E questi discordi, andamento così. E niente, questo qua. Allora, infine, cioè quasi infine, nel senso abbiamo R quadro, quindi l'indice di determinazione lineare più il commento. Allora, questo lo facciamo perché ρ è un valore che appunto va tra meno 1 e 1 e quindi non ci aiuta a confrontare i vari casi, e a noi ci serve un indice relativo, cioè tra 0 e 1, quindi si pone al quadrato, cioè si pone rho al quadrato e si trova r quadro, quindi rho che era 0,84 al quadrato è uguale a 0,71 ed esce r quadro. Commento, se r è uguale a 0 c'è scarso adattamento, se R uguale a 1 c'è adattamento perfetto, che significa che il grafico che si ottiene, cioè la retta di regressione, perché questa è una retta, quella che esce qui è una retta, quella che esce qui, cioè se R uguale a 0 c'è uno scarso adattamento, significa che i casi sono molto distanti da questa retta, se si avvicina a 0, se è 0 significa non c'è proprio l'adattamento. Se si avvicina allo 0 significa che vanno con questo andamento, però c'è uno scarso adattamento. Mentre se R è uguale a 1, cioè perfetto adattamento, significa che tutti i punti sono sulla retta, cioè è perfetta quella retta, segna su tutti i punti. Mentre 0 non è per niente perfetta, i punti sono tutti. Vabbè, lo disegno in breve. Magari c'è questa retta e i punti stanno tutti. Seguono magari quell'andamento, però stanno tutti sparsi. Mentre qui i punti vanno tutti perfetti sulla retta. Cioè questo sarebbe 0,1 e questo 0,9. Cioè si avvicina a 0 e si avvicina a 1. E però questa, mo spiego in breve, infine questa retta, che funzionerà, cioè come si calcola, diciamo. E poi è finito. Infine mi ero dimenticato di questo, che la devianza totale è uguale alla devianza di regressione più quella, la devianza residua, questo è da ricordare. Però che significa? Che
c'è la devianza totale, cioè cos'è quella di regressione e quella residua? Quella residua è la somma di tutti gli errori, cioè nel senso questo qua, il fatto che la retta sta qui e il punto sta qui, è un errore. Quindi questo qua è un errore, più questo è un errore, più questo è un errore, più questo è un errore, sono tutti errori, no? Perché se non ci fossero errori, vedi, la retta segue perfetto tutti i punti. E qui l'errore è veramente minimo perché questo punto è un po' distante, 0,1 l'errore. O 0, diciamo approssimabile a 0. La somma di tutti questi errori fa la devianza residua, cioè l'errore, questo è proprio l'errore. Errore, viene chiamato anche errore. E infatti quando la devianza è uguale, la R uguale a 0, R quadro è uguale a 0, pure questo è uguale. R quadro uguale a 0, cioè è scarso adattamento o proprio nullo adattamento, e infatti la devianza totale è tutta devianza di regressione. Aspetta, non sto un po' appena pure da solo. Residua, questa è residua, questa è di regressione, di regressione. Allora, quando c'è 0 è tutto un errore, vedi, è solamente errore qua, è tutto sbagliato, e infatti si dice devianza residua. La devianza totale, devi dire che la devianza totale è spiegata totalmente dalla devianza residua, perché se la devianza totale è 100, qua la devianza di regressione, cioè la parte buona, è 0, perché qua è tutto errore, quindi 100 uguale 0 più 100, e infatti 100 è tutto, quindi la devianza residua è tutto, quindi quella di regressione non c'è, e quindi la devianza totale uguale devianza residua. Infatti devianza totale uguale devianza residua. E tu devi dire, quando sei in questo caso, devi dire che, o se si avvicina, devi dire che è quasi spiegata, la devianza totale è quasi spiegata totalmente dalla devianza residua. Mentre quando si avvicina a uno che è buono, significa che l'errore, vedi qua, l'errore non c'è proprio, quindi la devianza residua, l'errore non c'è, è 0. Quindi se questo è uguale a 100, significa, se questo non c'è, perché è 0, significa devianza totale uguale a devianza di regressione. E quindi la devianza totale dovrei dire che è spiegata totalmente dalla devianza di regressione. Perché l'errore non c'è, o se non è proprio 1, 0,9, dirai la devianza totale è quasi totalmente spiegata dalla devianza di regressione e minimamente una piccolissima parte da quella residua, perché se è 0,9 significa che se questo è 100, questo sarà 90 e questo 10, no? E quindi dirai c'è una minima parte di residua, però la maggior parte è di regressione. Mo' ti spiego solo l'ultima cosa di come si calcola la retta di regressione, e poi è finita. Allora, questo è l'ultimo calcolo, cioè quindi 10 la retta di regressione, l'ultima cosa, e la retta di regressione è questa: y uguale a più bx, dove b, questa è solo formula, b è questo qui, è la devianza xy fratta devianza x, e a è la media di y più b per la media di x, quindi dovrei calcolare prima b e poi a. Su questo però ti darà già i dati probabilmente, ma anche di questo qui, dov'è? Anche di questi qui, probabilmente qualche dato, questi qua già te li darà, e tu ti dovrai solo calcolare la formula inversa, pure questi probabilmente qualcosa già ti darà. E tu ti dovrai solo calcolare qualcosa con la formula inversa. E comunque, si calcola così, però cosa devi sapere? Che abbiamo detto y è la variabile dipendente, mentre x è quella indipendente. Quindi se avevamo detto questa è x è la temperatura e y i bagnanti, tu qua potrai dire che il numero di bagnanti è uguale a A più B per la temperatura. Quindi
Quindi se ti chiederà tipo si può dire quanti bagnanti ci sono a seconda della temperatura, tu dici sì, e infatti ti calcoli B ed A, però probabilmente già te li darà, perché ti darà questa con i numeri sostituiti, A e B te li darà già, e tu ti sostituisci X con la temperatura che ti dà e ti trovi i bagnanti, perché A te lo dà, B te lo dà, per la temperatura che sarebbe la X, sostituisci la temperatura. Quindi 3 magari da A uguale a 3, B uguale a 4, fai 3 più 4 per temperatura 5, 5 per 4 20, più 3 che è A fa 23. Quindi se questo sono 5 gradi ci sono 23 bagnanti, per esempio, per farti un esempio stupido. Però non puoi calcolarti quanti bagnanti ci sono a seconda della temperatura, cioè perché questa qua è una formula che così è e così deve rimanere. Cioè y uguale a più bx, cioè la variabile dipendente uguale a più b per la variabile indipendente. Tu non puoi dire, cioè tu te lo puoi pure sostituire se ti dà il numero di bagnanti. Qua te lo vai a sostituire e tu ti trovi la temperatura, però non è giusto, no? Cioè non è giusto statisticamente, non si può fare. Si può fare solo l'inverso, cioè che ti dà la temperatura, tu sostituisci con la temperatura e ti trovi i bagnanti. Perché la formula così è e così deve rimanere. Perché non ha senso dire che se ci sono 1000 bagnanti allora si determina la temperatura, no, perché la temperatura non si determina a seconda del numero di bagnanti. Probabilmente però il numero di bagnanti si determina almeno un poco a seconda della temperatura, perché se ci stanno meno 20 gradi di bagnanti ci sono 0, ma se ci stanno 1000 bagnanti non è che la temperatura aumenta. E quindi questo è l'opposto. Scusami qualche imprecisione, spero però di averti detto un po' tutto e niente, questo a posto così.